E noi ci rivediamo fra un poco più di 2 ore per dare la linea ad Amadeus. Vi lascio sentendo questo filmato di cosa ne pensano gli italiani a Boston di questo festival. A dopo. Festival di Sanremo dal vivo in America su una televisione più grossa del muro. Siamo a Casa Colombo e con gli amici e anche la televisione di grande dimensione. Sì, sì, ci guardiamo questa 70ª edizione con Amadeus, Fiorello e company, eccetera, che finora sembra che sia una bella edizione. Seguo soprattutto qualche rap, come negli anni passati Clementino, e ho una bella opinione sui rap, su questa musica che ascoltiamo noi giovani adesso. Achille Lauro le piace con la tutina? No, assolutamente no, e secondo me è stata una cosa abbastanza imbarazzante. Come, così come quando ci vediamo la partita siamo tutti allenatori, quando vediamo Sanremo siamo tutti critici. Questo quasi litigare, però poi alla fine ritrovarsi tutti uniti sulle canzoni che ci emozionano. Nessuno sa fare più. Viva le mamme! Allora, il festival quest'anno è lungo, più lungo del solito, e dopo un po' viene fame. Qual è il menù sanremese, Michael? Beh, questa sera abbiamo preparato un po' di tonno all'agrodolce, un tipico piatto siciliano. Ci abbiamo qui un ospite di Palermo che è un cuoco e lui insomma ci ha preparato questo speciale. Che ripetendo sono antipasti insomma per la casalinga siciliana. Quindi Maria Monti. Maria Monti. Da Casa Colomba. Alla salute di Sanremo e alla musica italiana. Sanremo, state tutti a Sanremo per cantare. Noi stiamo da Colomba per magnà. Ciao ciao ciao. Avvicina l'Italia a me Sanremo, io come se fossi in Italia con queste, con le televisioni che abbiamo adesso in diretta, che lo vediamo in diretta. Aspettavo ogni anno proprio Sanremo per portare in queste nuove canzoni che uscivano. Tu immagini, è andato un matrimonio quando è uscito l'italiano di Toto Cotugno, noi tutti italiani, lasciatemi cantare.